Buongiorno carissimi e amatissimi da Dio e da noi anche, assolutamente da noi perché siamo qui spendendo del tempo per incoraggiarvi, per darvi una parola di conforto, di sostegno, una parola miracolosa, perché le parole positive non sono parole miracolose, ma la parola di Cristo è parola miracolosa, principalmente guarisce l'interiore. Noi siamo propensi, ovviamente, ed è legittimo, di ricevere la guarigione fisica, ma in realtà si dice che il 70% delle malattie sono cause psicosomatici. Dunque dobbiamo guarire interiormente, la nostra anima deve guarire, il nostro spirito deve avere contatto con Dio, perché noi siamo trino. Come Dio è trino, altrettanto anche noi. Noi siamo spirito, anima e corpo. E dunque se noi vogliamo stare bene fisicamente, è vero, fa bene la palestra, fa bene la dieta, assolutamente siamo d'accordissimo, ma se manca il nutrimento dello spirito, purtroppo palestra o quant'altro non tanto serve. C'è gente che fa palestra ma dentro è morto, è angosciato. Come mai? Per questa ragione, perché non si nutre la sua vita spirituale. Ok? Bene, oggi che cosa desidero trattare? Il riscatto. Riscatto. Cioè noi eravamo imprigionati dall'errore degli altri, e tanto è vero anche oggi la storia ci insegna che quando il governo, un governo, chiunque parlo, di un governo dove non gestisce bene la sua nazione, noi purtroppo siamo attanagliati, abbiamo bisogno di un riscatto, abbiamo bisogno di una liberazione per causa degli altri. Ebbene, altrettanto noi per causa di Adamo abbiamo subito questa prigionia, questo legame, siamo stati incatenati e qualcuno ci doveva liberare, qualcuno ci doveva riscattare. Ecco, non è causa nostra. È vero che ci sono cause nostre che dobbiamo pagare le conseguenze, ma è altresì vero anche che per gli errori degli altri noi dobbiamo pagare. L'esempio abbiamo il popolo di Israele. Due, cioè Giosuè e Caleb, hanno dovuto pagare la disobbedienza dell'intero popolo di Israele per 40 anni, immaginatevi. Non era colpa loro, ma era colpa di Israele. E così alle volte subiamo delle colpe, delle angherie per colpa degli altri, per gli errori degli altri. Abbiamo bisogno di un riscatto. Ed ecco che c'è questo verso interessante, lo leggiamo così nella sua naturalezza, lo leggiamo e lo commentiamo nella sua naturalezza e poi lo commentiamo nell'aspetto spirituale, ok? Perché la Bibbia, abbiamo detto, è storia, ma è anche spirituale, è un messaggio spirituale. Dice Proverbi 13, verso 8, la ricchezza di un uomo serve come riscatto della sua vita, ma il povero non ode mai minacce. Ed è vero, da un lato è meglio essere poveri perché il ladro non entrerà mai a casa sua, non avrà mai questo problema, non avrà mai questa paura, terrore, di notte dorme bene, insomma, non ha paura di minacce, ma il ricco ha paura di essere preso e chiedere riscatto. Dunque la sua ricchezza non solo non gli fa dormire, ma la sua ricchezza, meno male, lo usa per il riscatto se viene imprigionato. Adesso andiamo all'aspetto spirituale. L'aspetto spirituale che cos'è? Che ci vuole insegnare? È solo la ricchezza, una ricchezza che può riscattare l'umanità intera. La ricchezza di questa persona che si chiama Cristo Gesù. Non un angelo, non un cherubino, non un arcangelo, assolutamente no. Nessun angelo di qualsiasi rango poteva avere la ricchezza per riscattare il peccato dell'umanità. Non ce n'era, non fu trovato.
non fu trovato. Dio stesso è diventato uomo perché ha detto: solo io riesco a sopportare e vincere il peccato dell'umanità intera, passato, presente e futuro. Quanto è interessante questa cosa. Lo sapete, quando servite Dio, quando cercate Dio, avrete sempre una risposta ad ogni vostro problema, ad ogni. Questa Bibbia è la soluzione, la risposta di ogni vostro problema. Bisogna conoscere. È come quando io sto male, se non vado dal dottore e non mi analizza e non vede che malattia ho, per poi darmi una medicina adeguata. Ma se io non vado dal medico, ebbene la mia ignoranza mi uccide, perché dico a priori: ebbene, questa malattia che ho purtroppo mi porta a fin di vita, non c'è soluzione, e metto già la mano davanti. Mettendo la mano davanti, e non vado a chiedere non solo a un dottore, perché il dottore può avere un limite di conoscenza e mi può dire: non c'è niente da fare, ma devo andare da uno specializzato, specialista, andare alla ricerca che c'è una risposta. Ebbene, così è per il Vangelo, così è per Dio. Qualsiasi problema che tu puoi affrontare, non ti fermare alla ricerca. Prendi la Bibbia, leggila, studiala, cerca lo specialista, insomma. Non ti fermare ai primi versi biblici o due versi biblici che tu hai letto e allora non trovi la risposta, allora molli tutto. No, non puoi fare una cosa del genere, perché stai servendo Dio e Dio ha tutte le risposte ad ogni tuoi problemi. Non c'è una montagna che non è stata scalata. Non c'è una montagna. Se non potevano da questa parte, riuscivano dall'altra parte. Se non riusciva dall'altra parte, riuscivano dall'altra parte. Ma tutte le montagne sono state scalate. Così è con Dio, mio caro. C'è un riscatto. Tanto è vero, il povero qui dice: ma il povero non ode mai minacce. E adesso abbiamo capito la ricchezza. Adesso andiamo a vedere il povero. Che cosa ha detto Gesù? E finisco subito. Cosa ha detto Gesù? Beati i poveri in spirito, perché il regno dei cieli è di loro. Wow! Questo è il mio augurio. Se ti senti povero, sarai arricchito dalla grazia di Dio, dalla misericordia di Dio, ma non ti arrendere di fronte a delle difficoltà, a delle brutte notizie. Non ti arrendere. Cerca lo specialista che si chiama Cristo Gesù e in Lui troverai risposta, benevolenza, guarigione nel nome di Gesù. Amen. Alla prossima. Ciao cari.